a tutti e benvenuti al nostro bene giornale. Ormai ci avviciniamo al Santo Natale e mai come in questo periodo dell'anno fanno proprio bene le buone notizie e i bene giornali come il nostro. Un bene giornale che sta riscuotendo sempre più successo nonostante siamo in una fase sperimentale. Perché possiamo poi partire in maniera perfetta e adeguata dal mese di gennaio. Con il telegiornale di domani diciamo, conclude questa fase sperimentale, poi ritorneremo a gennaio con una programmazione più definita e con una serie di eventi e rubriche particolarmente interessanti. Dopo aver annunciato la rubrica legata al sociale e alla donazione degli organi con il professor Francesco Niglio, oggi abbiamo sentito, e lo rivedrete in replica dopo il nostro bene giornale, anche la rubrica della Fondazione Antiusura del Buon Samaritano che partirà da gennaio. Subito dopo, sempre a gennaio, nascerà anche questa nuova finestra di sport e cultura con Esportiamo Foggia, che è un'iniziativa particolarmente importante per dare spazio informativo alle associazioni sportive che credono nella socializzazione, nella cultura. Ma sicuramente le rubriche non si fermeranno qui, ce ne saranno altre, ma non vi diamo per il momento altre anticipazioni. Seguiteci, ci saranno davvero grandi novità. E una di queste novità è rappresentata dalla prestigiosa collaborazione che sta per nascere dopo l'evento di lunedì alla Camera dei Deputati con Annalisa Minetti, che è una mamma, una donna di sport, di cultura e una cantante eccezionale, che ha saputo fare della comunicazione uno strumento importante, positivo e propositivo. Ed è stato bello, diciamo, nella sua intervista che avete potuto seguire nei giorni scorsi, sentir dire in qualità di mamma che il figlio le voleva impedire di vedere i telegiornali proprio perché c'erano troppe brutte notizie e quindi un bene giornale era proprio quello di cui il bimbo aveva bisogno, perché il bene giornale è un giornale per tutte le età, perché tutti noi abbiamo bisogno di sentire le buone notizie che sono notizie che diciamo, riguardano le eccellenze che molte volte non trovano lo stesso spazio che invece viene concesso alla cronaca nera. E questi due bene giornali li vogliamo dedicare a Diego Stival, li vogliamo dedicare a Chiara e li vogliamo dedicare a tutte quelle persone alle quali è stato tolto il diritto ad una vita normale come tutti gli altri, da persone adulte che non amano la vita. Ma a queste persone noi vogliamo dare attraverso il nostro canale una buona speranza di potercela fare. Per quanto riguarda quindi questa premessa importante, ecco, era quanto ci interessava potervi trasmettere questa gioia che deriva da un coinvolgimento sempre più largo, sempre più aperto. Ed ora quindi con Tiziana Cuttano cominciamo con le notizie nazionali. Partiamo con notizie nazionali riguardanti il Natale, con l'iniziativa intitolata Il giocattolo, il sogno di Sant'Egidio, in piazza contro l'AIDS in Africa. Grenilde, preoccupata di aver trasmesso il virus HIV alla figlia Eva, si è rivolta al progetto DREAM, promosso dalla comunità di Sant'Egidio per la lotta contro l'AIDS in Africa.
Come Eva sono già più di 60.000 i bambini africani nati sani grazie a Dream. Ed allora c'è bisogno di sostenere il programma di aiutare altre mamme e altri bambini. Rigiocattolo nasce proprio con questa finalità. La manifestazione infatti è promossa dalla comunità di Sant'Egidio che mobilita i suoi volontari sparsi in Italia e in Europa per raccogliere giocattoli usati e rivenderli in allegri e colorati mercatini delle piazze. L'iniziativa è presente nelle piazze di Roma, Napoli, Lucca, Ostia, Palermo, ma anche oltre i confini nazionali come Belgio, Francia, Germania e Spagna. A Bari, per esempio, il giocattolo si tiene in questo fine settimana, nella centralissima via Sparano, dove i bambini che frequentano la scuola della pace del quartiere San Paolo spiegheranno alle persone il senso dell'iniziativa, invitandole sull'acquisto e distribuiranno i volantini che illustrano le finalità del programma Dream. Sono già stati raccolti in questi mesi giocattoli usati, ma in buone condizioni, o nuovi nelle scuole, nelle famiglie e nelle giocattolerie. L'obiettivo è di far conoscere questo progetto di cura e prevenire l'HIV e l'AIDS, che sta dando ottimi risultati per le donne e per i bambini dell'Africa. Il lavoro di educazione alla salute avviato con il programma Dream racconta che l'AIDS non è più una condanna a morte ed è possibile ricevere un trattamento sanitario. Infatti, le donne che seguono le terapie indicate dai medici possono confidare in una vita normale, in un futuro e nel vedere nascere i propri figli sani. Tutti possono accedere perché le cure, le procedure assistenziali e la diagnostica sono completamente gratuite. Ed allora la comunità di Sant'Egidio ricorda: aiutare l'Africa è un gioco dei ragazzi con il giocattolo. E passiamo ad un'altra notizia. È un'altra iniziativa dedicata al Natale, per quelli che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ed è stata organizzata da Binario 95 per i regali ai senza dimora sul binario dei desideri. Binario 95 è il centro di accoglienza che è situato alla stazione Termini di Roma ed è gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus in locali connessi al ottenuti, concessi in comodato d'uso proprio dalle Ferrovie dello Stato italiano. Qui trova posto il binario desideri, un binario che è stato visitato anche lunedì da Papa Francesco, un binario in cui senza dimora non aspettano amici o parenti in arrivo e neanche treni su cui salire in carrozza per partire, ma attendono di veder soddisfatti i loro bisogni primari, le loro necessità e le loro aspettative, poche ma necessarie aspettative. Si tratta di piccole richieste, piccoli desideri, con una maglia termica per difendersi dal freddo durante l'inverno e durante la notte, un taglio di barba e capelli per essere più ordinati e puliti, un pranzo di Natale in compagnia degli altri e anche un biglietto per il cinema, oltre ad un armadio dove poter tenere riposte le loro prime necessità. Tutti i desideri sono stati inseriti sul sito web dell'associazione www.binario95.it. Lo strumento di raccolta fondi, come semplice e veloce, grazie anche ai sogni e ai bisogni delle persone senza dimora che hanno espresso le loro piccole richieste. Per controllare il raggiungimento di un obiettivo c'è tempo fino al 6 di gennaio e basta poco, davvero poco. Grazie alla piattaforma il sostenitore valuta la lista dei desideri e decide quale dono sostenere con una somma anche modica. L'idea è nata da una considerazione degli stessi ospiti del centro. Spesso chi aiuta i poveri dona quello che ha, in particolare oggetti e cose che non utilizza più. Quindi queste persone con estrema dignità non chiedono soldi. Di conseguenza, nella lista del binario dei desideri c'è chi chiede un semplice cassetto in cui mettere le proprie robe, la possibilità di poter svolgere un laboratorio di cucina o di andare al cinema il giorno dell'Epifania, una maglia termica per, come avevamo detto prima, per proteggersi dal freddo, il fare un cenone di Natale con tutti gli amici e condividere la propria esperienza di poter stare insieme. Ma è anche un modo per creare un dialogo, una maggiore ammissibilità verso chi vive in strada e voler aiutare le persone che possono fare e dire qualcosa.
Attualmente sono 25 gli ospiti del centro che stanno beneficiando di questa iniziativa, ma siamo certi che in questi giorni comunque il numero crescerà. E passiamo alle altre notizie. Continuiamo e parliamo delle notizie regionali, sempre che riguardano il Natale, ci spostiamo al Rignano Garganico con la realizzazione del classico presepe vivente. Quest'anno compie 18 anni il presepe vivente a cielo aperto di Rignano Garganico, tra i più grandi e tra i più antichi del sud Italia. È gemellato da 6 anni con il presepe di Deliceto e da 2 con quello di Canosa di Puglia. Una collaborazione che proietta il presepe di Rignano nei circuiti turistici nazionali. Il percorso si snoda per le vie del centro storico di origine medievale, dove la popolazione anima le botteghe con scene di vita quotidiana degli anni 30. Le donne alle prese con le faccende domestiche, la cucina e i figli più piccoli, le ricamatrici, la lustra a scarpe, la mostra dei presepi per aggiungere il belvedere, sotto cui si stanno il tavoliere delle Puglie, per assistere alla rappresentazione della masseria delle Cappellucce, un'antica scena di lavoro agricolo. Il tratto finale del percorso è dedicato naturalmente alle radici cristiane e al simbolo della rinascita della speranza della natività. La tradizione del presepe di Rignano è nata nel 1998 con l'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco, che mise in scena per la prima volta il presepe vivente in un progetto volto alla riscoperta degli antichi mestieri. Di anno in anno questo progetto si è ampliato tanto da coinvolgere l'intero paese. La ricerca minuziosa dei dettagli, la partecipazione attiva degli abitanti con altre 300 comparse che si aggiungono a coloro che lavorano dietro le quinte, rendono Rignano Garganico un presepe vivente a cielo aperto. E continuiamo con le notizie per il Natale, con la prima edizione della Sagra della Pettola Foggiana a Foggia. Nella successiva cornice di Piazza Mercato di Foggia si è svolta la prima edizione della Sagra della Pettola Foggiana. Dopo il grande successo della prima edizione del Pancotto e Vino, manifestazioni di arte ed organizzate dall'Associazione Turistica Proloco Città di Foggia con il giovanissimo neopresidente Giuseppe Croce. L'obiettivo è quello di dare vita ad un evento unico che ci riporti alle tradizioni della nostra cultura e non solo, attraverso musiche folcloristiche, sapori e colori, valorizzando una delle zone più storiche della nostra città, che con il tempo sarà una manifestazione sempre più interessante ed innovativa. La realizzazione dell'iniziativa è stata possibile grazie anche al contributo di alcuni sponsor che hanno aderito all'iniziativa e al patrocinio del Comune di Foggia, assessorato alla cultura e spettacolo, che ha anche sostenuto un'altra iniziativa legata sempre alla cultura e allo sport, che è stata organizzata in questo caso dall'associazione Sportiamo Foggia, dal consorzio Sportiamo Foggia, ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti di ogni età che si sono divertiti nel giocare insieme e nel socializzare. Da questo punto di vista è stato bello lo slogan del presidente di Sportiamo Foggia, Giuseppe Roberto, che ha scritto: portate i cani a giocare, gli animali a giocare, e portate a guinzaglio i bambini, perché diciamo era una iniziativa dove ognuno poteva sentirsi libero di celebrare il Natale nella maniera più libera e aperta possibile, ma stando tutti insieme, così come è lo spirito di Esportiamo Foggia. Parliamo adesso dell'evento Natale nel mondo Pro Africa, il concerto di beneficenza della Cappella Musicale con la Vetere di Foggia. Anche quest'anno, nella sua trentennale attività, il coro della Cappella Musicale con la Vetere di Foggia eseguirà il concerto natalizio, atteso come sempre da molti concittadini. Quest'anno il tradizionale concerto del Santo Natale avrà una valenza maggiore. Infatti sarà l'occasione per raccogliere preziosi fondi per aiutare padre Anastasio Tricarico, comboniano e missionario in Africa, a costruire una mensa scolastica in una cittadina del Malawi, nel sud dell'Africa. Il numero dei bambini che la frequentano si aggira sui 400. Tutti potranno usufruire dal lunedì al venerdì di un pasto quotidiano consistente in una capiente tazza di plastica piena di polenta tenera arricchita di vitamine. E questo durante tutto l'anno. La Mary's Meal fornisce questo cibo di Maria a più di 600.000 bambini delle scuole primarie dal sud al nord del Malawi.
Lo scopo è stato quello di fornire a metà mattina una specie di colazione a tutti i bambini, senza guardare se hanno fatto già colazione a casa e senza ovviamente tener conto del loro ceto sociale, né della loro religione. Pochi tuttavia sanno che tre quarti della popolazione del Malawi vive con meno di 1,25 dollari statunitensi al giorno. Una riflessione d'obbligo, ma non è tutto fondamentale. E con questa notizia vi ringraziamo per averci seguito e con il nostro bene giornale vi diamo appuntamento a domani. Seguiteci anche negli speciali che abbiamo realizzato, con le speciali interviste che abbiamo realizzato in questi giorni, che andranno in onda dopo il nostro TG. Ancora grazie e buona serata a tutti e auguri ancora per un santo Natale.